attenzione sulla problematica legata all'area che si trova nei pressi di via Padula. Quest'area è un'area di circa 3.000 metri quadri e si trova appunto in uno stato di abbandono. Vediamo che comunque queste caratteristiche di quest'area sono state poi riscontrate in altre aree lungo la circonvallazione. E quindi praticamente il progetto vuole cercare appunto di legare tali aree per cercare appunto di riqualificarle e di legarle attraverso un percorso ciclopedonale. Quindi l'obiettivo è quello di rifunzionalizzare e dare identità ad alcune aree che hanno perso appunto la loro identità a seguito ad alcune modificazioni e stratificazioni che si sono verificate nel tempo e che quindi le hanno fatte diventare soltanto delle aree appunto marginali. In questa slide ci sono appunto delle immagini che ci fanno capire lo stato dei luoghi. Attualmente quest'area presenta questo percorso interno che noi abbiamo deciso di mantenere e di sistemare questa forma appunto che ricorda quasi quella di una mezzaluna che è data appunto dal disegno stradale che circonda l'intera area. Quindi diciamo che le azioni progettuali si limitano ad una semplice sistemazione del parco per dare quindi una certa qualità allo spazio urbano e quindi permettere che quest'area sia fruibile al pubblico. Questo parco, che appunto è stato denominato da noi come parco d'ingresso di via Padula, presenterà due accessi, uno lungo appunto via Padula, che è appunto questa, e poi un altro accesso invece lungo la circonvallazione. Diciamo che, come ho detto prima, il percorso interno è stato mantenuto, però è stato migliorato, sistemato, e ospiterà appunto come funzione quella non solo di percorso ma anche come luogo di sosta. Infatti saranno collocate anche una serie di panchine. Mentre per quelle zone che attualmente ospitano soltanto un verde in corso è stato previsto l'inserimento di alcune essenze arboree specifiche e sempre per queste porzioni è stato previsto un andamento di quota del terreno in modo tale da preservare le attività da svolgere all'interno del parco dal traffico veicolare esterno. Diciamo che questo ragionamento è anche visibile, soprattutto visibile dalla sezione del terreno e quindi appunto si può notare come le parti marginali appunto limitrofe, che sono appunto queste qua a verde, hanno subiscono appunto questo andamento appunto di quota del terreno. E proprio appunto in questi punti ci sarà l'innesto di queste essenze arboree che però saranno appunto specifiche. Sulle quote di livello più alto invece saranno poste degli arbusti che appunto serviranno appunto da creare una vera e propria barriera proprio per in un certo senso proteggere appunto l'interno del parco dal caos esterno. Per quanto riguarda le essenze arboree, vi è un'indicazione di una schedatura di queste essenze che abbiamo ritenuto utilizzabili sia per le loro caratteristiche che per la loro epoca di fioritura, che è piuttosto estesa così da permettere che il parco sia fiorito per gran parte dell'anno. Però non ci siamo limitati soltanto ad elencarli, abbiamo provato anche a posizionarli all'interno del parco. Infatti, come potete notare, ci sono queste campiture colorate e a ogni colore appunto corrisponde l'essenza indicata specifica. Francesco, corto. Posso dire troppo alto.